Sei modi in cui i narcisisti corrompono la realtà in modo subdolo. Allora, ci sono diversi modi in cui i narcisisti possono corrompere la realtà, cioè deformare la realtà. Diciamo, il narcisista utilizza tutte le strategie manipolative per farti percepire una realtà diversa. E ovviamente questa corruzione, diciamo, della realtà, questa deformazione della realtà, la fa per ottenere il suo scopo, quello di manipolarti, quello di farti, come dire, credere delle cose che non esistono, e farti accettare, diciamo così, degli standard suoi, che sono in realtà standard che soddisfano le esigenze del narcisista al momento, quindi per te sono completamente disastrosi. Diciamo, il modo di corrompere la realtà è quella di, ad esempio, manifestare una finta empatia nei tuoi confronti. L'empatia significa che riconosciamo che gli altri hanno i propri pensieri, le proprie opinioni. E vogliamo conoscerli in modo profondo, conoscere le emozioni in modo profondo degli altri. Il narcisista non ha questa caratteristica, ma talvolta fa finta di essere, di empatizzare con te e non ha nessuna umiltà, ovviamente, in tutto questo e lo fa soltanto per mero scopo manipolativo. Il narcisista diciamo, corrompe, deforma la realtà utilizzando una mentalità manipolatrice e opportunista, complottista potremmo generare. Sta cercando di capire cosa deve fare, qual è la situazione migliore per presentarti, tra virgolette, la realtà in modo tale da rovinarti la vita fondamentalmente. Ecco, quindi quando i narcisisti interagiscono con te, cerca di capire che cosa vogliono ottenere, che cosa stanno cercando di ottenere. Ovviamente in questo caso, come sempre, vale la consapevolezza, cioè il capire che hai a che fare con un narcisista, perché se non ti rendi neanche conto di avere a che fare con un narcisista, beh, difficilmente potrai ottenere dei grandi risultati, purtroppo. Il narcisista vuole il controllo, vuole influenza, vuole influenzarti, sta cercando di capire, diciamo, cosa è meglio per lui per arrivare in una posizione di potere. Il narcisista pensa cosa deve dire, cosa deve fare per ottenere, diciamo così, una posizione privilegiata. Il narcisista, come devi ben sapere, è egoista. Adesso prendiamo a vedere quali sono i modi che utilizza per corrompere e deformare la realtà. Vogliono ammirazione, vogliono adorazione, vogliono una posizione d'onore, vogliono che tu li metta sul piedistallo, vogliono essere per te un vitello d'oro da adorare. Insomma, fanno tutto quello che è necessario fare per creare un'immagine di superiorità. Talvolta, diciamo, potrebbero avere anche comportamenti totalmente irresponsabili e non prendersi nessuna responsabilità. Questa è un'altra cosa molto subdola, ma fondamentalmente il narcisista sono persone abbastanza fluide. E non hanno spesso degli standard rigidi, ma sanno adattarsi, sono camaleontici per ottenere la gratificazione. Hanno una vera e propria sindrome da ossessione all'autogratificazione. Ci sono sei modi in cui i narcisisti cercano di compromettere, cercano di distruggere la realtà. Il primo modo è quello di deformare la verità. Mentono facilmente e danno false impressioni. Quindi il primo modo con cui corrompono la realtà è proprio quella di mentire. Talvolta possono fare affermazioni lusinghiere,
possono fare affermazioni su chi sono, su cosa rappresentano, sapendo benissimo che in realtà non sono coerenti con lo stile di vita che ti presentano. Quindi diranno semplicemente quello che è vantaggioso per loro. La verità per il narcisista è solo qualcosa che si può manipolare, che si può trasformare. Ti porteranno la verità che per loro è più importante, che gli permette di raggiungere i loro obiettivi. Quindi la menzogna è il primo modo per compromettere, per corrompere, per distruggere la realtà e creare una realtà completamente fittizia, completamente inventata. Il secondo modo che utilizzano per corrompere la realtà è compromettere il proprio senso di dignità. E compromettere il tuo senso di dignità, fondamentalmente. Cioè loro si danno una dignità superiore alla tua, questo è il concetto di fondo. Se sei stato in relazione con un narcisista o se hai relazioni con un narcisista, scoprirai che ti tratteranno in modo indegno. Non riconoscono il tuo valore, non riconoscono le persone che ti prendono in considerazione. Loro non hanno una dignità da salvaguardare, diciamo di fatto, e quindi non hanno dei valori etici, morali. Concetti come valore e dignità umana non significano nulla per loro. Quindi si lasciano andare in una sorta di azioni talvolta estremamente negative, estremamente nefaste, che tendono a rovinare la vita. Terzo punto, non hanno un'etica, cioè possono sapere, ad esempio, immaginare che mentire è sbagliato, ma lo fanno senza alcun problema. Possono immaginare che tradire è sbagliato, ma lo fanno senza alcun problema. Possono immaginare che manipolare e arrecare danni alle persone è sbagliato, ma lo fanno senza alcun problema. Quindi non hanno come dire, un codice etico violato il quale provano, ad esempio, magari un senso di colpa oppure hanno dei rimorsi di coscienza, dei rimpianti. Ah no, assolutamente no. Il narcisista finge, ma è disposto a fare tutto quello che è necessario fare per manipolarti, controllarti, e questo è un altro modo subdolo, diciamo, quindi per, come dire, condizionarti, per rovinarti la vita. E quattro, diciamo, non hanno neanche una moralità, cioè nel senso moralità intesa come rispettare gli impegni che prendono. Il narcisista non prendono impegni, cioè prendono impegni ma non li rispettano, quindi sono tra virgolette disonesti, sono tra virgolette immorali, ipocriti, si limitano a fare ciò che gli può dare un vantaggio. Cinque, fanno false promesse. Questa è un'altra cosa. False promesse e fingono di essere dalla tua parte. Utilizzano parole del tipo faccio parte della tua squadra, sono con te, io e te ce la faremo, raggiungeremo, faremo. Insomma, usano spesso il noi, ma quando arriva il momento di raccogliere, come dire, quegli impegni e quelle promesse se ne sono andati. Sono dei campioni di promesse vane da qualunque punto di vista. Inizialmente possono sembrare anche una persona di riferimento da seguire, e sono persone che invece poi ti faranno capire che la loro vita è veramente distorta tra ciò che dicono e tra ciò che fanno. L'ultimo punto è non sono leali. Diciamo che qualunque cosa dicano
Per quanto riguarda la loro, tra virgolette, lealtà, se c'è, è soltanto momentanea, ma prima o poi ti tradiranno. Il narcisista tradisce, modifica la realtà attraverso il tradimento. Tradisce sotto tutti i punti di vista, sotto da un punto di vista fisico, se nell'ambito di una relazione, ma anche tradimenti di aspettative ti fanno credere delle cose che poi non si avvereranno mai. Ecco, questi sono 6 modi, potremmo definirli subdoli, con i quali i narcisisti corrompono, compromettono e deformano, la realtà. E quindi quando osservi questi comportamenti, sai che fare con un narcisista, e se invece sai di avere a che fare con un narcisista, noterai questi comportamenti, per cui la cosa migliore è appunto non prenderli in considerazione più di tanto e toglierteli dai piedi, perché altrimenti ti rovineranno totalmente la vita. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo inoltre che se il video ti è piaciuto, l'hai trovato utile, basta che vai sotto il video, c'è il cuoricino, clicchi lì sopra e puoi fare, come possiamo dire, un'offerta, anche minima, di un caffè al canale che comunque sarà ben accetta. Ti ricordo inoltre di seguirmi sulla pagina Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e di seguirmi su TikTok. Inoltre, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare o con il computer, e poi selezioni l'abbonamento che preferisci.